ragazzi, no, scusa, spento il tuo microfono per dire, perché ho visto che già c'erano degli interventi. Ti ho messo in lista, aspettiamo per gli interventi, quando arriva il momento lo, cioè, diciamo, facciamo ognuno la sua parte, insomma, dai, aspettiamo. Posso? Buongiorno a tutti, è meglio di me. È bella. Scusate se non sarò molto chiaro, ma ho un po' di fremere, così. Noi abbiamo fatto 2 anni in apnea, tutti i movimenti, tutto questo blocco sociale che chiamiamo preceduto da descritto molto bene. 2 anni di battaglie, di blocchi, di manifestazioni, di ogni cosa. Abbiamo anche l'esempio della Grecia. La Grecia ha messo ferri a fuoco a Salonico, hanno distrutto Atene, ma non avevano un programma politico da realizzare. In Grecia hanno rivotato e ci sono gli stessi che questa volta stanno torturando ancora. L'altra mattina alle 7:30 una marea di politici hanno iniziato a chiamare e hanno paura per noi di quello che sta succedendo. Cioè, per la prima volta il popolo sardo e le sue associazioni sta iniziando a decidere di decidere. In questa sala stiamo decidendo le sorti della Sardegna. Qui c'è un blocco sociale che vale minimo 15%. Senza di noi non si va da nessuna parte. Vi faccio alcuni esempi. Noi, IRS, governiamo a Perfugas e avevamo 2 possibilità. Di fare una lista da soli, avremmo messo un consigliere comunale in minoranza a suonare con Vesores. E tutti dicevano, sì, sì, siete simpatici, fammi dire Vesores. Abbiamo fatto una proposta politica, articolata in 3 punti. Sovranità energetica, le pale eoliche e i pannelli solari portano via dalla Sardegna 1 miliardo di euro, la Tirrenia costa 380 milioni, se quelle energie le distribuiamo in tutte le aziende della Sardegna, agricole, commerciali, artigiane, noi mi salviamo 1 miliardo di euro, la nostra classe politica obbligata da Roma concede a tutte le multinazionali una rapina di questo tipo. Quindi pretendiamo sovranità energetica. Caruso è un fiume di miliardi, non è una questione di panorama. Siamo poveri perché ci inchiniamo ai potenti e regaliamo le nostre risorse. Sovranità fiscale. Infatti a Perfugas, dove governiamo noi, stiamo facendo 2 ettari di terreno. Quei finanziamenti leasing in costruendo nel mercato internazionale, tanto le banche non ce ne danno, e usinari resa dalla comunità di Perfugas esattamente 500.000 euro. I contratti di adesso sono 0,6, credendo che noi sardi variamo 0,6, è una questione intima di dignità, dobbiamo riprenderci la nostra dignità. Sovranità fiscale, dopo 2 mesi, siccome eravamo poco esperti di governo, abbiamo studiato la legge. Dopo 2 mesi all'unanimità hanno discusso fuori Equitalia in 24 ore fuori dal fuori. È la sovranità fiscale, cioè l'agenzia delle entrate è fatta così, ma non in forma criminale come avete fatto in Equitalia, e sapete tutti voi, senza che non c'è bisogno di spiegare in che situazione siamo. Roba bella concreta. Sovranità agroalimentare. Vuol dire che l'84% noi lo siamo componenti. Ed è una disgrazia, ma se lo guardiamo da una parte sovranista, raggiungere la sovranità fiscale agroalimentare, defiscalizzando il prodotto interno,
per noi è poco l'atto, cioè sono centinaia di milioni di euro che noi ingaggiamo. Questo movimento non è un movimento solo di protesta, abbiamo protestato due o tre anni. Questa volta sta facendo il salto di qualità, e cioè fare delle proposte esecutive. Noi non vi faremo più la carne. Abbiamo dato esempio di grande democrazia, di grande educazione. In questi due anni non abbiamo segato mai una bottiglia di birra, perché sappiamo che è una trappola. La comunicazione non la controlliamo noi, la controlla l'ISOS. Io credo che il successo di oggi è che tutti i movimenti sociali si stanno unendo per un blocco sociale molto forte e che ha delle idee chiare. Guarda, fermo, chi sta intervenendo su di noi è la politica, non è la chiesa, le suore o mia zia. Sono decisioni politiche dove hanno deciso di farci fuori. La piattaforma Sardegna è molto pericolosa per l'Italia, perché se qui creiamo una piattaforma di defiscalizzazione, come esiste come legge europea, noi in Italia ce la beviamo in 15 anni, e i sollicini hanno paura, hanno terrore di questo tipo di operazioni. Credo che la nascita oggi di questa consulta è un fatto politico mai successo in Sardegna, ma dobbiamo allargarla ai minatori del Sulcis, a chi ha problemi in Ottana, al comune di Sardegna, a Porto Sardegna. Inventarci una manifestazione senza una piattaforma politica che poi diventa la concretezza sulle tre sovranità che abbiamo appena accennato, poi si possono anche dilatare. Questo è l'obiettivo, un passo di qualità. Se no siamo su dei protestatari a suonare i voltori, da che i mariaprendini ancora più forti, loro si mettono il tappo nelle orecchie. Il loro terrore è che senza questo 15% non si governa, per cui dobbiamo fare uno sforzo tutti, fare anche un passo indietro, tutto gattoso, e creare questo blocco sociale, di quello hanno terrore. Casi dopo un tempo, purissimi, fate gli indipendentisti e tutto quanto. No, signori miei, noi pochi entriamo in domostra, e pochi entriamo in domostra, dai gomina. Noi possiamo, poi possiamo cacciarli fuori, ma se noi non siamo organizzati, questo torna a governare, e allora ce ne suoneranno per davvero, perché sono convinto anche che quando va a compare e prometterà chissà quale devoluzione, voi li voterete. Questa è la grossa trappola. Invece noi dobbiamo creare per la prima volta, no? Il popolo sardo deve essere sovrano nella sua terra, e la parola magica è sovranità. Io faccio un passo indietro, il nostro movimento fa un passo indietro. L'indipendenza ha liberato, ma l'autonomia è morta, è sepolta nelle ceneri di quella miniera, per cui ci vuole la parola magica, Saveraura, che non ci, del guado, che non ci fa bagnare i piedi, dall'autonomia morta alla sovranità possibile. Pezzi di sovranità, come hanno fatto in Catalogna, come hanno fatto in Scozia. Ieri noi abbiamo organizzato a Barcellona una manifestazione di 2 milioni di persone, in un'epifi di tutto il popolo catalano, e a Madrid stanno tremando le ginocchia. Caruso ha cominciato a decidere di decidere. Noi dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità e mai più chiedere a niente, perché dove noi stiamo andando a chiedere sono dei killer che hanno 2 anni a sapere, non ti ne sega la mano, ti ne sega sul braccio. Chiudo. Quando con Andrea e tutti gli altri movimenti andavamo per la questione in Italia, sapete cosa ci hanno detto 2 parlamentari della PDL? Ma allora voi sardi non avete capito niente. Noi abbiamo un piano molto chiaro: impoverirvi, rendervi alla miseria, e in questo modo vi compreremo le migliori aziende al minor prezzo possibile, e tutte le porcherie che vi proponevo voi sarete costretti ad accettarle. Questo piano lucidamente lo stanno attuando. Io credo che con molta calma, che se lo fa le aree della sovranità, è facile, siamo incazzati, eccetera. No, ci vuole una lucida mentalità progettuale, politica, e la paura loro che questo movimento da protesta inizia a diventare proposta.
credo che dobbiamo iniziare a vedere un minimo di luce da questa assemblea, che nasca la consulta e che si consulti prima di prendere decisioni. Nessuno prende a caso decisioni di questa maniera. Ognuno deve avere il suo rispetto, perché abbiamo battagliato sul campo, tutto quanto. Quindi nessuno avanti a questo tipo di progetto, ma a questo tipo di consulta che dovrà scatenare un'iniziativa diplomatica con tutte le situazioni di crisi, perché settore per settore non ne abbiamo un pezzo. C'è un conflitto tra Italia e Sardegna e isso nessuno massacre. Credo che inizieranno a tremargli le gambe e noi non è l'obiettivo di far tremare le gambe loro, è iniziare a vedere la luce di fronte al tunnel e iniziare moderatamente a sorridere. Tanti auguri e buona forza.